da Nazareth a Betlemme e ritorno. Non soltanto un presepe vivente, ma un cammino esteriore e interiore, seguendo i primi passi di Gesù, Dio con noi. Dalla casa di Nazareth, in cui è avvenuto il primo annuncio a Maria, alla vita quotidiana, feriale, di Gesù con la sua famiglia. Dio che percorre le strade dell'uomo, l'uomo che percorre i sentieri di Dio. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro presepe, che non è solo un presepe vivente. Questa sera vi guiderò in un percorso che ci riporterà indietro di circa 2000 anni. Percorreremo soltanto alcuni degli attimi più importanti della vita di Gesù. Vi invito a mantenere il silenzio per la buona riuscita del nostro viaggio. Avete ricevuto questo segnalibro dove dietro c'è una preghiera. Vi invito a pregare insieme a me. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte. E dunque, vieni sempre, Cristo. E dunque, vieni sempre, Signore. Vieni a cercarci. Tredici secoli dopo l'esodo di Mosè dall'Egitto, a 753 anni dalla fondazione di Roma, 587 anni dopo la distruzione di Gerusalemme e la deportazione a Babilonia, è apparsa in cielo una stella. A 1000 anni dal regno di Davide, dalla cui stirpe, è scritto, nascerà il Messia, il Salvatore del popolo di Israele. Quando la pienezza dei tempi fu giunta, un angelo del Signore scese dai cieli e si presentò in forma luminosa a Maria, fidanzata e già promessa sposa di Giuseppe, che si trovava nella sua casa a Nazareth. Ti saluto, Maria, il Signore è con te. Egli ti ha colmato di grazia. Non temere, Maria, tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande. E Dio, l'Onnipotente, lo chiamerà suo figlio. Il Signore lo farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà per sempre sul popolo di Israele. Il suo regno non finirà mai. Ma com'è possibile questo, dal momento che non conosco proprio? Lo Spirito Santo scenderà su di te, e Dio, l'Onnipotente, con una nube ti avvolgerà. Per questo il tuo bambino sarà santo, figlio di Dio. Vedi, Elisabetta, tua parente, alla sua età, aspetta un figlio. Tutti pensavano non potesse avere bambini, eppure è già al sesto mese. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia di me come tu hai detto. Santa Maria, donna del popolo, oggi più che mai abbiamo bisogno di te. Viviamo in tempi difficili in cui allo spirito comunitario, agli ideali di solidarietà, si sostituisce l'istinto della fazione, della razza. Dacci, ti preghiamo, una mano perché possiamo rafforzare la nostra declinante coscienza di popolo. La risolutezza di Maria è lei che decide di muoversi per prima, non viene sollecitata da nessuno. È lei che si inventa questo viaggio. Non riceve suggerimenti dall'esterno. È lei che si risolve a fare il primo passo. Non attende che siano gli altri a prendere iniziativa. Subito si mise in cammino verso Ein Karim, la città della Giudea dove Elisabetta viveva con suo marito Zaccaria, che in quei giorni era di turno al servizio del Tempio. Maria giunge alla casa di Elisabetta, sua parente. Appena Elisabetta udì la voce di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Ella si precipitò incontro a Maria, l'abbracciò a lungo. Poi si staccò da lei e con il viso raggiante, piena di Spirito Santo, esclamò a gran voce: benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo.
come ho meritato, che venga a me tua serva, la madre del mio Signore. Ecco, al suono della tua voce, il bambino mi è balzato nel grembo, come per giubilo, e quando ti ho abbracciata, lo spirito del Signore mi ha detto altissime verità al cuore. Che beata, perché hai creduto che a Dio fosse possibile anche ciò che non appare possibile umanamente. E benedetta, per la tua fede farei compiere le cose a te predette dal Signore e predette ai profeti per questo tempo. Te benedetta, per la salvezza che generi alla stirpe di Giacobbe. Te benedetta, per la santità che porti al figlio mio, che lo sento, sussulta di giubilo nel mio seno, perché si sente chiamato a precedere il santo che cresce in te. Maria, con due lacrime che scendono come perle dagli occhi, con il volto e le braccia levate verso il cielo, esclama: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiogato la potenza del suo braccio, ha disperso di superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. In quella regione c'erano dei pastori. Essi passavano le notti all'aperto per fare la guardia al gregge. Era gente povera e semplice. Il lungo pellegrinare da un posto all'altro, il silenzio della natura, la contemplazione del cielo stellato, aveva reso il loro animo aperto alle meraviglie e capace di intuire i segni che Dio svelava. I pastori, dopo la lunga giornata di lavoro, trovavano attorno al fuoco il luogo di riposo e il tempo per rianimarsi. Era il momento per ricordare ciò che aveva di più rallegrato il loro cuore durante la lunga giornata vissuta nella solitudine. Al pastore incaricato di fare la guardia alle gregge toccava anche il compito di rallegrare la compagnia. E in quella sera così insolita fu proprio il guardiano a preparare con le sue parole l'evento eccezionale che stava per verificarsi. Beniamino, ascolta. È come se fossi appena tornato da un lungo viaggio, come se avessi fatto un sogno bellissimo. Un sogno, un viaggio? Di cosa parli? Racconta. Non so bene narrarti cosa ho visto o cosa ho sognato. In una notte serena il cielo era terso e colmo di stelle. E tra queste ce n'era una, ma non sono sicuro che si trattasse di una stella. Non era come tutte le altre stelle. Appariva più lucente, più grande, era come se avesse una coda. Ma le stelle non hanno coda. Che strano sogno, è la prima volta che ascolto questo simile. Continua, ti prego. La sua luce si sprigionava con una tale intensità fino ad abbagliarmi. E poi? E in quel momento la sua luce lasciò trasparire le sembianze dell'angelo del Signore. Ma cosa sta accadendo? Guardate! Guardate, guardate, lassù nel cielo! Improvvisamente la gloria del Signore discese su di loro e li avvolse di una luce. Essi provarono una grande paura. L'angelo allora li rassicurò. Non temete, io vi annuncio una grande gioia, che è la gioia di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato il Salvatore, il Cristo Signore. Lo riconoscerete così. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Seguite la luce della stella. Gloria a Dio in cielo e pace in terra agli uomini che Egli ama. Abbiamo ascoltato un annuncio strano. Un annuncio meraviglioso. Il nostro popolo lo attendeva da tempo. E quanti profeti avevano predetto?
Beati noi che abbiamo ascoltato questo messaggero di Dio. Su, andiamo a vedere quello che è accaduto. Sì, andiamo e portiamo i nostri doni al Battista. I pastori, dopo aver raccolto alcune povere ma preziose cose che avevano, e guidati dalla stella, si avviarono in fretta verso il luogo che l'angelo aveva loro indicato, cantando e suonando la gloria di Dio. Ehi, voi, venite, è successo qualcosa di straordinario, venite anche voi. I pastori giunsero in fretta nel luogo che l'angelo aveva loro indicato, e là trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. Cosa succede? Cosa cercate? È forse vostra questa capanna? Ci ha detto di venire qui a Abigail, l'oste. No, non vogliamo mandarvi via. Cerchiamo solo un bambino. Qualcuno ci ha detto di cercarlo qui. Qualcuno? E chi? Sì, eravamo fuori con le pecore. Un angelo pieno di luce è sceso dal cielo all'improvviso. È venuto da noi. Sentite, ha detto. Israele è un gregge disperso senza pastore. Sì, e poi ha detto. Stanotte il pastore è nato ed è per voi che viene, per i poveri e gli infelici. E per questo che siete venuti qui? Sì, e aggiunse, oggi nella città di Davide il Salvatore è venuto al mondo per voi. Gloria a Dio nel più alto del cielo e pace in terra agli uomini che egli ha. Venite, venite a vedere. Oh, che bello! È stupendo! Proprio come l'uomo di Dio ci aveva detto. È il nostro Salvatore. Sì, questo bambino è il dono di Dio. Gli metteremo nome Gesù, che vuol dire Dio salva. Il nostro pastore. Possiamo toccarlo? Certo, è il dono divino per ogni uomo. Poi un pastore aprì la sua bisaccia, prese un formaggio e lo consegnò a Maria. E così altre bisacce si aprirono. Sono povere cose, ma anche voi siete poveri. Ogni pastore offrì a Maria Giuseppe il proprio dono. Così, dopo aver ammirato e adorato il bambino, ritornarono ai loro greggi, lodando e ringraziando Dio per quello che avevano sentito di loro. Giuseppe e Maria, toglietemi una curiosità. Ma quella del Natale, ve la ricordate come la notte più bella o come la notte più amara della vostra vita? Vero è che con tutti quegli angeli che inondarono di luce e di canti la capanna di Betlemme, la cosa andò a finire bene. Ma ho l'impressione che ancora oggi, quando pensate a quell'avvenimento, un'ombra di mestizia attenui la vostra beatitudine del paradiso. Sì. Che accanto alla notte santa c'è stata una lunghissima notte empia che voi avete vissuto nella paura e nel pianto, tenendovi per male. Quanti rifiuti, quante porte in faccia, quanto strozzinaggio, come si ripete la storia. Ora capisco perché l'Evangelista Luca abbia usato una sola frase per dipingere la notte empia. Lo deposero in una mangiatoia perché per loro non c'era posto. Lasciato re Erode, i tre sapienti, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, partirono alla ricerca del bambino re, verso il villaggio di Betlemme. Camminarono a lungo, notte e giorno senza riposo. La stella solcava il cielo sopra di loro e pareva non fermarsi mai. Poi, una notte, l'astro sfavillante rallentò la sua corsa. Lentamente parve avvicinarsi al filo dell'orizzonte per posarsi sopra una grotta, inondandola di viva luce. La stella era giunta alla fine del viaggio. I tre re erano felici, perché sapevano bene quello che avrebbero trovato. Carichi dei doni, si avvicinarono alla grotta e qui tanto fu l'emozione provata che dimenticarono la stanchezza del lungo viaggio. Chi siete? Chi cercate? No, non abbiate paura. Dov'è tuo figlio? Venite, venite a vedere. Ecco il re di Israele che porterà la giustizia in questo mondo. Non ero sicuro di quello che avrei trovato, ma arrivando qua in una stalla ho pensato che i miei fratelli si fossero sbagliati.
E invece ora intuisco il disegno divino. Non poteva essere diverso, non nella gloria, ma nell'umiltà. Accetta questi doni in segno di omaggio, incenso che profuma la dimora dei potenti. Oro, il decoro dei re. Mirra, la più preziosa erba d'Oriente, la più amara. E ora, ascoltatemi bene, partite subito dalle trebbe. Erode segue i nostri passi, ma vuole trovare voi. Ha saputo del bambino e lo sta cercando per ucciderlo. Erode ha timore che il bambino possa rubargli il potere. Fuggite in Egitto, ma non dovrete starci a lungo. A Erode resta poco da vivere. Sì, Erode teme il bambino Gesù. Purtroppo ci saranno sempre uomini che avranno paura che questo bambino tolga loro gli spazi della vita, che porti via loro i piaceri della vita. Ma Gesù entra nella vita degli uomini che lo accolgono con amore, nella vita di coloro che lo sentono non come un limite, ma come colui che libera tutte le capacità presenti in ogni uomo. Gesù è un dono, non colui che toglie qualcosa agli uomini. Anche noi oggi, come i pastori, come gli abitanti di Betlemme, come i re magi, abbiamo ricevuto un segno della presenza di Dio. Anche per noi si è accesa la stella che indica la presenza di Dio. A noi la scelta per trovare il bambino divino o di restare comodi e indaffarati nella vita di ogni giorno. A Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe incontrato la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola. I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli della terra, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano su di lui. Simeone li benedisse ed a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E una spada ti trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Io sono molto avanzata in età. Ho vissuto con mio marito 7 anni dopo il nostro matrimonio. Poi sono rimasta vedova e ora ho 84 anni. Ho spesso la mia vita nel Tempio, dove servo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Lode e gloria a te, mio Dio. Ora che il Messia è giunto tra noi, può realizzarsi la redenzione di Gerusalemme. Simeone e Anna, due anziani felici da ammirare, arrivano a trovare in Gesù la pienezza di senso della loro lunga vita e constatano che accogliendolo vengono riempiti della pienezza di Dio. O Spirito Santo, tu hai sostenuto Simeone ed Anna nel lungo cammino della vita fino all'incontro con Cristo Gesù. Anche noi viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Il nostro mondo, pur senza esserne cosciente, ha sete di Dio e del suo Cristo. Vieni ed avvolgici con il tuo respiro vitale. Vieni, Spirito di verità e di amore, e ricolma il cuore di ogni uomo che senza amore e verità non si può vivere. Vieni, Spirito della vita e della gioia, e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre ed il Figlio, nella gioia eterna. Amen.
quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno a casa. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Gesù cresceva in sapienza, bontà e grazia davanti a Dio e agli uomini. Gesù è il figlio di Dio, che è il suo vero padre, ma viene cresciuto ed educato da Maria, sua madre, e da Giuseppe, suo padre, sulla terra. Giuseppe e Maria sanno che Gesù è il figlio di Dio, accettano quindi questo compito importantissimo di genitori e accolgono con fiducia la volontà di Dio. Per questo motivo, i cristiani vedono in questa sacra famiglia il modello di ogni famiglia. La vita a Nazaret. Dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, anche la fame si fa sentire e Giuseppe, da sposo e padre attento, si preoccupa di procurare del cibo per ristorare Maria e Gesù. Delle voci allegre e un buon profumo attirano la loro attenzione. È un forno! Forse abbiamo trovato un posto per ristorare le nostre forze. Sarà la quartiere di un fornaio. Che profumo! Niente più del pane a gusto e sapore. Una pagnotta calda riesce a sfamarti solo col suo profumo. Salve a voi. Potremmo avere del buon pane. Siamo stanchi e affamati. Sì, certo. L'abbiamo sfornato stamattina. Se poi lo volete caldo, dovete attendere un poco. Stiamo preparando il forno. Va bene quello di stamattina. Grazie. Sedetevi. Abbiamo trovato del buon pane. Che bontà! Anche questo è un segno che Dio non ci abbandona mai. Ecco qui, questo è un pane speciale. Il pane che si sforna qui a Betlemme non si produce da nessuna parte. Aggustatelo. Ecco qua, prendete queste monete e grazie per averci fatto assaggiare del pane così buono. Da noi il pane non si paga, siamo a Betlemme, la casa del pane, e a nessuno deve mancare il pane. Tutti qui sappiamo fare il pane e tutto si mangia con il pane. Dio ha mandato la manna nel deserto e ha sfamato i nostri padri. Come possiamo noi negare il pane a chi ne ha bisogno? Dio lo moltiplicherà. Eo, taccio un fatto. Una volta, quando in tuo paese nostro c'era una camigliuna randaranda, l'omini di un'unità campagna e i himmini restavano alla casa a fare i servizi. Erano tanti. Che una volta a settimana aveva una cara una curnata di pana. E ogni volta che cacciavano un pana da un forno, alla porta loro bussavano tante chi da gente che a mezza purrunata da pana si intagliava. Lui giorno i himmini si misero a impastare o pana come un solito. E quando un furnaro un pana, ne scia di chi lo furno la dura chi per ricreava. Tant'è che più gente do solito cominciavo a bussare a chi la porta. Per ma cerca non pensa ai pana. I himmini dezzero pane a tutti e alla fine non da restare. Quando tornarono l'uomini da campagna, i himmini non sapevano come macidino che pana che da sera non c'era. S'assettarono allo tavolo e quando arrivò l'ora ma cacciano pana, i himmini dissero che pana che da sera non c'era. Ma l'uomini non volevano ma credono a quello che dicevano i himmini. E allora s'alzarono e chi lo tavolo e scoverchiarono un corpo. Ma volevo manicare fitto uno scherzo. Non vedete come pare tutto dato. E allora, brava gente, ricordatevi che il Signore ripaga sempre per tutto quello che si ha di buono che confronti e l'altro. Grazie di tutto e buon lavoro. Che Dio vi ricompensi.
Betlemme significa proprio casa del padre. Dio volle che fosse chiamata così la città in cui doveva nascere il Messia, colui che per qualche anno dopo avrebbe proclamato: io sono il pane vivo disceso dal cielo, io sono il pane della vita. E così la città di Betlemme, senza saperlo, si trasformava nel forno divino che doveva far nascere il pane divino. Grande mistero che la provvidenza di Dio stava pienamente e meravigliosamente realizzando. Vi ringraziamo, brava gente, che avete visto a Ciovara de Nazareth a Betlemme.